Il completamento delle scogliere di Fano Sud e delle tre mancanti davanti al Dipartimento di Biologia Marina si faranno. Il progetto, finanziato al 50% dalla Regione e al 50% della Rete Ferroviaria Italiana, grazie al quale verranno realizzate, di 4 milioni e 200 mila euro assegnati al Comune di Fano, della lunghezza di 1 km e 300 metri, è stato presentato questa mattina nella sede dell'Associazione Albergatori di Fano dal vicepresidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi, dall'assessore regionale alla difesa della costa Angelo Sciapichetti e dall'ingegner Valerio Gangai di Rete Ferroviaria Italiana, nonché dal sindaco Massimo Seri. Presenti alla conferenza anche il consigliere regionale Boris Rapa ed il presidente dell'associazione Bagnini Oasi Confartigianato Mauro Mandolini e l'assessore Cristian Fanesi. 4 milioni e 200 mila euro per un intervento di oltre 1300 metri a difesa del litorale sono un risultato straordinario per la città di Fano, ha spiegato Minardi. È un primo stralcio di un progetto più importante che riguarda tutta la difesa della costa di Fano e ci possiamo aggiungere che il finanziamento dell'utilizzo del ribasso di gara dei lavori che si sono già svolti sarà a disposizione per ultimare i lavori anche nella zona di Sassonia. Questo che si andrà a realizzare è il primo stralcio di un progetto di più grandi dimensioni presentato dalle associazioni di categoria per un investimento complessivo di 20 milioni di euro che riguarda tutto il tratto costiero fanese da Fosso Seiore a Torrette e che verrà alla partenza nel primo quadrimestre del 2019 e la sua ultimazione nel secondo quadrimestre del 2020. Finalmente siamo arrivati a conclusione di un percorso molto partecipato che ha visto la filiera istituzionale dal Comune alla Regione tutta insieme impegnata per dare una risposta concreta. 4 milioni e 300 mila euro, grazie anche alla compartecipazione di Rete Ferrovie Italiane, riescono a dare una risposta in un tratto di costa dove c'era da anni c'era la necessità di intervenire. La realizzazione di queste scogliere sono un'iniezione di fiducia verso il futuro per tutti gli operatori commerciali legati alla costa che nel tempo hanno visto per colpa dell'erosione il declassamento delle proprie attività commerciali e la perdita di superfici utilizzabili grazie all'erosione del mare. Erano interventi attesi da tantissimo tempo, troppe volte sono state emergenze, quindi un'altra bella risposta, ma quello che mi piace sottolineare è un bel modo di amministrare facendo sistema tra più enti, tra pubblico e privato, e quando c'è sistema, quando ci sono amministrazioni virtuose, capaci, efficienti e serie, poche chiacchiere e molti fatti, questi sono i risultati. Il contributo al 50% di Rete Ferroviaria Italiana sta a significare quanto questo progetto riguarda più componenti, tra cui anche la rete ferroviaria che in diversi punti della costa adriatica vede il mare lambire ed erodere le massicciate che sono le più esposte all'azione diretta delle mareggiate. È possibile con l'aiuto appunto delle varie amministrazioni mettere insieme degli importanti finanziamenti che poi consentono di avere benefici a tutti i livelli, per l'infrastruttura ferroviaria che per noi chiaramente è prioritaria, ma anche per il territorio dove noi di fatto viviamo.